C'ero allo studio, già che si è parlato di tennis negli ultimi giorni, si è preso il match point stasera l'Inter, match point scudetto. Ma non lo so che si è presa, noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. Se è stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte. Il primo tempo è stato un primo tempo bloccato, e dove loro hanno fatto questo gol. E noi abbiamo avuto, c'è stata un'occasione di Thuram, dove a campo aperto, la stessa che abbiamo avuto noi con Vlahovic. E loro hanno gestito più la palla al primo tempo. Il secondo tempo la partita si è spaccata, c'è stata occasione da una parte, occasione dall'altra, è stata più divertente da vedere. E poi loro hanno grande qualità, che comunque quando ripartano hanno precisione, e noi su questo bisogna assolutamente migliorare. Però non ho da rimproverare niente alle ragazze, anzi ho da complimentarmi per quello che hanno fatto, e quindi ora bisogna mettere da parte quella che è questa settimana, che è stata negativa, che durante l'arco della stagione c'è sempre. Bisogna ridurla a una settimana e ripartire con l'Udinese. Studio. Inizi tu, Andrea Barzagli. Sì, ciao Max, buonasera. Ciao Andrea. Io penso che nella partita hai avuto delle certezze, cioè i tuoi giocatori di esperienza sono quelli che hanno fatto una grande partita. Secondo me sono mancati due o tre giocatori, lo so che te non vuoi parlare dei singoli, però secondo me sono mancati due o tre giocatori a livello tecnico, non di impegno, che sono un po' spariti nella partita. Tipo chi? No, vabbè. Insomma, io dico i più giovani, detto i più giovani, insomma, lo saprà. Però mi viene da dire questo in una partita così importante, con un pubblico del genere che contava molto, ci può anche stare. E ti chiedo anche se hai pensato, nel cambio di chiesa, magari di metterlo insieme a Yıldız, visto che non avevi in panchina comunque dei ricambi offensivi. Ah, ho avuto un attimo che ci ho pensato, poi in quel momento lì secondo me la partita si poteva spaccare ancora di più, e eravamo, tra l'altro, stavamo anche meglio fisicamente. E poi Chiesa comunque veniva da 2 settimane, dove ha fatto due allenamenti, non di più, e quindi in quel momento lì metterli tutti e due insieme mi sembrava un pochino il rischio. Ho cercato di tenere la partita in equilibrio, abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche l'ultima sul cross in Miretti, bisogna essere un pochino più precisi, però ragazzi non c'è assolutamente da rimproverare niente, bisogna continuare. E ripeto, tanto è l'arco di una stagione, capita a tutti di avere un periodo un pochino più negativo. E questa è stata una settimana dove domenica scorsa abbiamo lasciato 2 punti in casa con l'Empoli dopo un quarto d'ora di espulsione. Però sono cose che nell'arco di una stagione capitano a tutte le squadre, bisogna essere bravi, come ho detto prima, a ridurre questo periodo negativo, pensare alla partita di lunedì con l'Udinese e riprendere il cammino che ci deve portare a giocare la Champions l'anno prossimo. Anche tu, Andrea, avevi fatto autogol in Inter-Juve. Sì, però Sì, si era conclusa no, fortunatamente il meglio. 2-3 del 2018. Unico della stagione avevi fatto. No, Quanti autogol devo no, fare? no, perché No, no, Gatti invece è stato sfortunato. Andrea Stramaccioni per Allegri. Buonasera Max. La Buonasera. Juventus nel secondo tempo ha sicuramente, diciamo, dato la sensazione di fare di tutto per pareggiare, come hai detto tu, i ragazzi probabilmente hanno messo tutto quello che avevano in campo. Dal nostro punto di vista è sembrato che quello che sia stata un po' la differenza sia stata il peso, no? Negli ultimi 16 metri, sia da un punto di vista di qualche scelta che può essere migliore, ma anche Max come posso dire, il poco contributo, no? Che potevi dare dalla panchina, da questo punto di vista, se sei d'accordo. Loro sono molto bravi negli ultimi 16 metri, hanno più esperienze, più serenità. Stasera era la prima partita importante che valeva, diciamo, uno scontro al vertice. La Juventus era 3 anni che non giocava una partita del genere, quindi anche per una questione di esperienza abbiamo un pochino pagato, ma questo è un passo in avanti, una crescita che bisognava fare. Ora però bisogna mettersi a posto, perché comunque lunedì abbiamo l'Udinese, bisogna cominciare a ritornare a vincere, perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti a disposizione. Di solito le squadre c'è un momento che vanno in crisi, quindi bisogna essere veloci e uscire dalla crisi. Stefano.